Barbettina un po' così, il cerotto, mi sono fatto male. Vacanze, finalmente partiamo per rilassarci un po'. Ma ditemi la verità, non avete qualche paranoia su come mangiare? Oppure, oddio, ingrasserò, mi sono allenato, barra allenata tutto l'anno e adesso in questa settimana, 15 giorni, che cosa devo fare? Cosa devo mangiare? Come mi devo allenare? Non posso più allenare perché le palestre comunque non ci sono, quindi cosa devo fare? Cominciamo a fare un accenno sull'alimentazione. Attenzione, sono soltanto dei consigli. Cosa dobbiamo mangiare? Partiamo dal presupposto che andiamo in albergo oppure andiamo in campeggio, andiamo in una casa in affitto. Le varianti sono molteplici. Solitamente le colazioni sono ghiotte negli alberghi o nei ristoranti, quindi abbiamo il caffè, il cappuccino, la brioscina. Stiamo attenti, magari prediligiamo delle biscottate, delle fette biscottate con il miele, ci sono tante varianti. Quindi magari quello che io definisco cibo spazzatura, che ci dà momentaneamente soddisfazione e poi, ma sostanzialmente non ci dà comunque, non ci porta energie valide, cerchiamo di evitarlo. Il pranzo è vario, anche lì vale lo stesso discorso, non esageriamo con le portate. La cena lo stesso, idem. Beviamo tanta acqua e se riusciamo magari del tè verde. Se ci troviamo in campeggio oppure in una casa in affitto, lì vabbè, possiamo cucinare noi, ce la possiamo gestire noi. Anche qua vale un po' il discorso che ho fatto prima, non esagerare con le porzioni. Mangiare comunque la giusta dose di carboidrati, solitamente un 40-30-30, quindi carboidrati, proteine, grassi. Non è in quella settimana, 15 giorni, che andiamo ad ingrassare. Potremmo prendere dell'acqua, ma per ingrassare, per prendere peso, per accumulare adipe, vi assicuro che ce ne vuole. Che attività fisica svolgere durante le vacanze? Perché non ci dobbiamo fermare. Ma niente di particolare. Se siamo al mare e siamo comunque in grado di nuotare, possiamo nuotare, quindi non andare in acqua per farci il bagnettino, ma facciamo finta di essere in piscina e fare le nostre vasche. Oppure non sai nuotare, non è un problema. Oppure camminare, quindi camminare, se siamo al mare, siamo in montagna, ovunque ci troviamo, in collina, la camminata è la cosa più sana che ci possa essere ed anche naturale. Scaricatevi un'applicazione, MyFitnessPal, oppure un contapassi, SportTracker, ce ne sono tantissime di applicazioni che vi tengono sotto controllo i passi che facciamo tutti i giorni e soprattutto le calorie. Attenzione, apro la parentesi del metabolismo basale. Ognuno di noi ha un metabolismo basale diverso, quindi se io sono alto, supponiamo 1,87 m, peso 90 kg, sono un motore di grossa cilindrata, tra virgolette, ok? E quindi consumerò già di base, di mio, stando fermo, consumo un tot di calorie maggiori rispetto a una persona che pesa meno. Quindi a una donna che è alta, che ne so, 1,65 m, pesa 50 kg, 55 kg, va bene? Se proprio siamo fanatici, tra virgolette, e dite sì, ma zio, però qualcosa voglio fare perché stare proprio fermo, barra ferma, non riesco. Allora, io ho qua questo è un elastico, semplicissimo elastico, una banda elastica, la vedete? Questa qui. Ce ne sono altre, c'è anche questa qua che è gialla, c'è anche questo che è un elasticone, un elastico. Gli elastici non mi bastano, voglio portarmi pesi, perché mi voglio allenare, riesco a trovare quella mezz'ora, quell'oretta, quei tre quarti d'ora per allenarmi, che cosa mi devo portare? Questi. Portatevi un paio di manubri, se proprio siete che non ce la fate, vi portate un paio di manubri come questi qua. Ezio, ma se tu vai in vacanza, ti alleni, mangi, come ti comporti? Probabilmente andrò 3-4 giorni al mare, quindi io adoro il mare e se vado al mare nuoto. Per quanto riguarda l'alimentazione, cerco di mangiare quello che mangio a casa. Io non vivo per mangiare, ma mangio per vivere, quindi non ho grandissime pretese. Solite cose, gallette, yogurt greco, pasta, pasta integrale, riso, tonno, petto di pollo, insomma di tutto, verdure. Se ovviamente c'è da mangiare una pizza, sono con degli amici o chicchessia, sicuramente
Sicuramente non mi sto a fare delle paranoie, cioè la mangio, non è un problema. Se c'è da bere una birretta, la si beve. Però l'importante, come vado sempre a ribadire, non esagerare. Perché già io non bevo mai, quindi se dovessi bere più di una birra media, vado fuori. Riassumendo brevemente, per quanto riguarda l'alimentazione, cerchiamo di mangiare di tutto. Tè verde e bere tanta tanta acqua. Non facciamoci la paranoia di ingrassare, perché in una settimana, in 15 giorni, non si ingrassa. Per quanto riguarda l'attività fisica, possiamo camminare, possiamo nuotare, possiamo fare mille cose. Per quanto riguarda le calorie, per tenere sotto controllo il nostro dispendio calorico, scaricatevi un'applicazione, scaricatevi un contapassi e fate un calcolo primario, prima di tutto, del vostro metabolismo basale. Spero di essere stato esaustivo, leggete la descrizione, vi lascio tutti i link qua sotto. Se avete domande da fare, seguitemi anche sul mio Instagram, sta passando in questo momento in sovraimpressione. Sulla pagina Facebook trovate tutti i riferimenti qua sotto e noi ci vediamo ad un prossimo appuntamento. Un saluto!